Nome? Daniele. Età? 34. Professione? Avvocato. Ti piace viaggiare? Molto. Perché hai deciso di venire in Mali? Perché l'hai proposto tu. E adesso che ci sei stato, che impressione hai avuto complessivamente del viaggio e del paese? Uno, avrei dovuto rifletterci un po' di più e valutarlo più attentamente, perché è un viaggio molto molto faticoso. Il paese è bello, non meraviglioso, ma il viaggio complessivamente è stato molto molto affascinante. Posti che ti sono rimasti maggiormente impressi, se dovessi ripensarci adesso? Ho trovato molto molto interessante i Dogon, anche se stavo malissimo, avevo 41 febbre, e tutto sommato la cosa che secondo me si ricorderà poi di più saranno i 3 giorni di attraversata del Niger da Timbuktu fino a Mopti, che è stato molto bello anche se il paesaggio non era molto vario. Se qualcuno dovesse andare in Mali, che cosa gli diresti sinceramente? Di prepararsi fisicamente. In che senso? È molto molto duro, molto difficile, si possono prendere diverse numerose malattie, e fa un caldo porco e si mangia male. E ci avresti un posto che gli diresti che potrebbe, volendo, evitare, oppure gli faresti fare esattamente il tuo giro? No, credo che le cose da vedere siano essenzialmente quelle che abbiamo fatto noi. Dovendo dare un suggerimento, direi di stare un po' di più nella valle dei Dogon e di evitare di dormire a Gené, che pur essendo considerata la città più bella e più affascinante del Mali, è una cloaca, una fognatura schifosa, insolente e invivibile. Come ti sei trovato con i compagni di viaggio? Con i compagni di viaggio, tutti benissimo. Come al solito quelli che già conoscevamo come compagni di viaggio, cioè la Chiara e la Renata splendidamente, e anche con i nuovi veramente bene, con anche alcune sorprese come lo Stefano, che ho trovato un compagno di viaggio fantastico. Comunque un viaggio che ti è piaciuto complessivamente. Lo rifaresti sinceramente? Assolutamente no. Grazie. Nome e cognome? Renata Barzani. Anni? Anni? Sì. Anni 37 quasi. Professione? Impiegatrice. Ti piace viaggiare? Sì, non sono una viaggiatrice di professione. Perché hai deciso di venire in Mali? Perché me l'hai proposto tu. E adesso che ci sei stata, sinceramente, che impressione hai avuto del posto e del viaggio? Allora, avevo qualche dubbio sul venire in Mali, però poi tu sai, Davide, che se mi proponi tu di fare un viaggio, io ci vengo, e i dubbi effettivamente erano un po' legati a quello che poi si è verificato, cioè gran disagi, un paese poverissimo, un clima torrido, un caldo bestia sempre, forse me li immaginavo un po' meno, cioè alla fine sono stati anche un po' più esagerati di quelli che pensavo. Impressioni. Non lo so, è un viaggio che non credo che consiglierei a nessuno di fare, perché è un viaggio faticosissimo, è un viaggio faticosissimo fisicamente, anche psicologicamente, per quello che vedi. Di cose belle ne abbiamo viste abbastanza, non credo che sia un paese strepitosamente bello, ha qualcosa di bello, la valle dei Dogon è bella, la Pinassa a modo suo, per quanto sia una rottura di palle clamorosa dopo 3 giorni, però ha un suo fascino. Non credo che sarebbe un viaggio che mi sentirei di consigliare ad altri, a meno che non vogliano a tutti i costi, quello che dicevi tu ieri, compenetrarsi completamente nella realtà dell'Africa. Cioè è un viaggio che non ti consente di staccare mai dall'Africa e da tutte le sue caratteristiche, per cui la povertà, il caldo, il disagio, la fatica, mai. Cioè, per 15 giorni vivi, non dico come loro, perché sarebbe ovviamente sbagliato, però con gran parte dei disagi che hanno anche loro. Qual è la cosa che ti è pesata di più, sinceramente, nella classifica, dovendo scegliere? Che mi è pesata di più in assoluto il caldo, credo. Il momento dove hai creduto veramente di non farcela, dicendo qui proprio a Gené, la notte di Gené credevo che, non dico di rimanerci secca, perché vabbè, si trattava solo di stare lì a aspettare che passasse il caldo, che passassero le pulci, le schifezze di quel posto,
Però lì, forse perché era anche alla fine del viaggio, non ne potevo più proprio. Ma adesso che l'hai fatto, che è finito, complessivamente, sei contenta di averlo fatto oppure potendo tornare indietro diresti no grazie? Sono contenta perché tutti i viaggi alla fine sono contenta di averli fatti, è andata benissimo con voi, il gruppo è andato benissimo, mi sono divertita, è stato carino. Dovendo tornare indietro non lo rifarei. Grazie. Cioè non rifarei più un viaggio in mare di 15 giorni. Grazie. Ad agosto. Grazie Renata. Prego. Ciao. Però posso dire un'altra cosa? Il? Mi è piaciuto e sono stata benissimo con tutti voi. Grazie, ciao. Come? Giancarlo. Anni? 41. Professione? Questo viaggio. Professione? Purtroppo avvocato, volevo fare il calciatore. Ti piace viaggiare, vero? Tantissimo. Ecco, perché hai deciso di venire in Mali? Perché era un viaggio che volevo fare da tanto tempo. E adesso che l'hai fatto, sinceramente, che impressione hai avuto del paese e del viaggio? Del viaggio è molto bello, il paese è bello anche questo. Quali sono le cose che secondo te ti rimarranno più impresse in futuro di questo viaggio e di questo paese? Del viaggio, da un punto di vista paesaggistico, i Dogon. Del paese, la loro capacità di accettare la povertà. Tu hai già fatto altri paesi poveri? Sì. Questo è il più povero che hai visto, secondo te o no? Secondo me sì, a parte il più povero è l'India, ma l'India è particolare. Cioè non è più povero del Mali, ma ha dei picchi di povertà incredibili. Senti, se qualche tuo amico ti dicesse voglio andare in Mali, che consigli avresti da dargli? Prima dovrei sapere chi me lo chiede. Diciamo. E quindi risponderei a tono. Molti li dissuaderei, ad altri invece direi di andare sicuramente. Quali sono secondo te le cose che pesano di più in un viaggio del genere? Da me personalmente niente, anche perché essendo stato abbastanza corto di durata non è che abbia mai sentito una particolare stanchezza e poi finora sono stato bene. E c'è un posto che gli diresti potendo evitalo dal Mali oppure gli faresti fare esattamente il nostro giro? No, gli farei fare esattamente il nostro stesso giro, compreso anche Gené che ho trovato abbastanza affascinante, probabilmente non so, gli farei fare lo stesso giro, magari con giorni diversi, con durate diverse. Comunque complessivamente sei contento di aver fatto questo viaggio? Moltissimo. Ti è piaciuto e sei trovato bene con tutti quanti gli altri? Sì. Era... Beh, conoscevo solo te Davide e quindi sugli altri potevo avere un minimo di... avevo qualche dubbio. E invece sei trovato benissimo? Benissimo. Grazie Giancarlo. A presto. Ciao. 18. Di la verità, pirla. Ma no, dai, 19. Di la verità. Che palle, qualcuno di più. La professione? Ma è deficiente. Di cosa fai? Qua in Mali. È vero che sei malato, ma rispondi serio. Allora, sono malato. Sono malato! Esatto. Come con la Carla quando eravamo in Marocco. Portano sfortuna sti paesi. Sì. Vabbè, ma l'ultimo giorno sono riuscito a vedere tutto. Comunque, complessivamente sei contento di questo viaggio? Spendo. Cos'è che ti è piaciuto di questo posto? Allora, i Dogon, i villaggi, i bambini lerci. Che ti danno la mano e poi che cosa vediamo? Il gran fangone quelle robe lì delle moschee. Disagi del viaggio ne hai provati? Ma assolutamente no! Di la verità. No, si è mangiato anche benissimo, peccato la cagata adesso. Vabbè, quello è normale, da mettere in conto. Col gruppo ti sei stato benissimo. Fantastico. Quindi sei contento di questo viaggio anche se sei malato l'ultimo giorno? Stupendo. Lo rifaresti sinceramente? Adesso vorrei arrivare a casa, poi ci penso. Grazie Stefano, ciao.